giorni è stata alta e la presenza di tante persone care, di tanti amici in questa sala, chiaramente mi fa aumentare l'emozione. Ho ritenuto di convocare questa conferenza stampa perché ritengo necessario e doveroso aggiornare dell'attività amministrativa, innanzitutto, da me svolta in questi 8 mesi in cui sono stata assessore, i tanti cittadini, ben 387, che mi hanno accordato la loro preferenza. Qualcuno mi ha chiesto se ho qualche rammarico. Forse il rammarico, visto come sono andate le cose, ce l'ho nell'aver accettato l'assessorato che dal 10 novembre scorso il sindaco ha ritenuto di volermi affidare. Visto che l'ingresso in giunta mi ha fatto rinunciare al mio ruolo di consigliere comunale per il quale sono stata eletta, ma ero cosciente ed ero consapevole che la mia scelta avrebbe potuto portare a questo. Ovviamente il senso del dovere che nutro verso questa città e verso i miei concittadini, la voglia di mettersi in gioco per cercare di imprimere una svolta all'azione amministrativa, che pure è importante per questa città, mi hanno portato ad accettare l'incarico. Ho avuto grosse testimonianze di affetto e di condivisione da parte di consiglieri comunali di maggioranza, di opposizione, che vedo qui, ex assessori, personale, persone della società civile, davvero sono emozionata e tutti si sono detti disorientati rispetto a questo gesto che è apparso incomprensibile e onestamente neanche io lo comprendo. Oggi è toccato a me. Domani non so a chi toccherà. È una considerazione che vi consegno. Ieri mi è toccato il passaggio di consegne al mio assessore, l'architetto Tomasone, mio caro collega e amico, e l'ho ragguagliato circa i passi da me compiuti in questi 8 mesi in riferimento alle linee programmatiche del sindaco Foti votate in consiglio comunale. Ebbene, il solco è tracciato. Il mio assessore potrà continuare con l'azione amministrativa da me intrapresa, prendendo le mosse proprio dal mio lavoro. Pertanto gli auguro buon lavoro e un sincero in bocca al lupo. Ma mi corre l'obbligo di un sentito e sincero ringraziamento a tutto il personale del settore pianificazione e uso del territorio, del PI Europa, con il quale ho avuto un rapporto veramente splendido. Ho condiviso con loro ogni percorso, ho ricevuto da loro condivisione, sostegno e non so davvero come ringraziarlo, così come ringrazio tutte le persone di questa amministrazione, tantissimi impiegati che in questi 2 anni, prima da consigliere comunale e poi da assessore, ho incrociato sulla mia strada, perché tutti mi sono stati utili e con me sono stati davvero disponibili. Oggi voglio dire che il mio impegno in questi 2 anni, come dicevo, prima come consigliere comunale e poi come assessore, è stato massimo. E l'ho svolto nell'interesse esclusivo della cittadinanza. Da consigliere comunale sono stata anche vice capogruppo, mi sono sempre prodigata perché tra di noi ci fosse un'unione, perché un gruppo può affrontare e anche risolvere i problemi se c'è unità, se c'è coesione. Ci ho provato al massimo delle mie possibilità. Da assessore mi sono impegnata quotidianamente. Ho ricevuto chiunque avesse avuto bisogno di una parola, di un consiglio. Ho appoggiato l'azione del sindaco Paolo Foti che non rinnego, a cui non rinnego il mio appoggio perché come me si è candidato nelle liste del Partito Democratico ed è stato eletto come massima espressione dai cittadini e per me l'espressione e la volontà dei cittadini è sacra. Il mio impegno quindi, dicevo, è stato massimo. Ho guidato un assessorato strategico, indubbiamente i cui risultati si possono vedere nel medio e lungo termine. Ho avuto tantissime difficoltà amministrative da affrontare, ma non mi sono tirata indietro. Dal di fuori, capire le dinamiche è difficile, è semplice emettere giudizi, prescrivere ricette, dare consigli. Da dentro è un'altra cosa, perché la macchina amministrativa è complessa, ma soprattutto è fatta di uomini che vanno rispettati, vanno compresi, con i quali collaborare. Bisogna combattere sul campo, certo, questa è la parola secondo me giusta, e io ritengo di poter dire che ho combattuto, tralasciando i miei impegni professionali e familiari, sempre e soltanto nell'interesse dei cittadini, al massimo delle mie possibilità. Ritengo di poter dire anche con garbo, con tatto, senza mai andare sopra le righe, così come nel mio costume. Ora voglio
sintetizzare un po' qual è la mia azione amministrativa, perché forse neanche molti consiglieri comunali sono al corrente, perché nell'ultimo periodo c'è stata poca occasione di vederci e di confrontarci sui temi. L'obiettivo principale del mio assessorato era l'adeguamento e la modifica del PUC, il nostro strumento urbanistico. L'attività è stata svolta da chi mi ha preceduto, con un'informativa andata in consiglio comunale circa le criticità, percorso che io stessa da consigliere comunale e da membro della commissione urbanistica insieme al presidente e il consigliere Tonino Genovese abbiamo condiviso e gli altri membri della commissione urbanistica. E le criticità del PUC sono state per me un punto di partenza per lo studio che bisogna mettere in campo per poi superare quelle che sono le criticità del nuovo strumento urbanistico per renderlo più pertinente e congruo alle esigenze della città da un punto di vista pianificatorio. In questi mesi ho esaminato le criticità, le necessità. È pronta la short list da pochi giorni firmata con determina dirigenziale da cui attingere alle professionalità per poter adeguare lo strumento urbanistico vincente. E se non ho proceduto nella nomina dei consulenti e in un'azione più concreta è perché ritengo che un'azione di questo tipo, che è un'azione importante, abbia bisogno di una compattezza del gruppo politico di maggioranza, che ritenevo potesse in questi mesi realizzarsi all'esito delle regionali. Pertanto non mi sono approcciata a prendere iniziative perché per me la condivisione su questo tema era fondamentale. Però vorrei menzionare uno dei tanti passaggi da me fatti rispetto a quello che è il tema, secondo me, del nostro PUC e della nostra città, ovvero il Parco del Fenestrelle, che per noi avellinesi è un sogno ed è il sogno anche di molti consiglieri comunali, un'area di 65 ettari, la cui realizzazione cambierebbe il volto di Avellino e cambierebbe la vita di noi avellinesi. Io, non più di 2 mesi fa, a mie spese e in maniera autonoma, mi sono recata presso uno studio di Milano, lo studio Land, che si occupa di paesaggio, di cui è titolare l'architetto Kipar e l'agronomo Sala. Sono paesaggisti di alto profilo che hanno cambiato il volto di interi pezzi di città, di aree degradate. Mi riferisco ad esempio all'area del Parco del Portello di Milano, sorta sulle ceneri dell'Alfa Romeo. Ebbene, a testimonianza che per me il landscape design si fa interprete del cambiamento e riorganizza il paesaggio urbano collegando il vecchio con il nuovo. Avevo con questi professionisti, sebbene in pochi incontri, approfondito le linee guida per avviare lo studio per la valorizzazione paesaggistica ambientale dell'ambito del fiume Fenestrelle, attraverso l'individuazione di modalità innovative per la realizzazione e la gestione del parco, con forme di collaborazione pubblico-privato, valorizzando l'alto potenziale paesistico esistente di questo che è il nostro parco territoriale, che è già una valenza per la nostra città. E per me il PUC doveva essere il riferimento propedeutico a tutti gli approfondimenti tematici e utili anche ai fini del reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei. La mia attività pianificatoria, quindi, per il PUC non si è fermata, ma ha proseguito per quanto riguarda la pianificazione del piano urbano del traffico. Ho riammagliato con il professore De Luca di Salerno, dell'Università di Salerno, il consulente del Comune di Avellino dal 2011, la sua attività. Attualmente sta lavorando alla redazione del piano generale del traffico. In questo momento è stata già approntata la parte relativa ai percorsi ciclopedonali e per novembre la realizzazione del piano del traffico sarà pronta. Questo percorso è stato integrato da una procedura partecipata aderendo al progetto Musa che ho con una convenzione da me stipulata con l'amministrazione a costo zero e realizzando un questionario online per i cittadini, invitando ai tavoli tecnici gli stakeholders e da questi tavoli, il cui percorso è finito, sono emersi le priorità degli obiettivi strategici che l'amministrazione si è posta per la redazione del nuovo piano del traffico, di cui chiaramente se ne terrà conto. Quindi, come vedete, un percorso pianificatorio l'avevo intrapreso. Rispetto alle criticità più tecniche, noi abbiamo un regolamento urbanistico comunale che deve essere adeguato alle effettive necessità del territorio comunale. Ho intrapreso con l'ufficio un'attività cadenzata settimanalmente in merito all'esame delle criticità del regolamento comunale urbanistico, criticità che sono state esaminate per la parte, diciamo, già studiata
e che sarebbero successivamente andate all'attenzione delle commissioni consiliari competenti per poi essere approvate in consiglio comunale. Analogo ragionamento è stato intrapreso per il regolamento sanitario comunale, che ha una datazione di circa 80 anni, quindi un po' desueto, con l'assessore alle attività produttive. E anche con lei abbiamo istituito un tavolo tecnico con ARPAC, ASL, provincia, con tutti i settori dell'ufficio interessato, perché anche questo regolamento va assolutamente adeguato alle esigenze igienico-sanitarie della nostra città, che sono veramente molto pertinenti, molto sentite dai cittadini, e che, voi capite, una datazione di 80 anni determina gravi vacatio in questo regolamento comunale, quindi anche questo percorso è avviato. Sempre pensando alle persone meno fortunate di noi, io l'ho ritenuto un atto doveroso, ho istituito, coinvolgendo anche la consulta dei disabili, un punto d'ascolto presso gli uffici per raccogliere le segnalazioni circa le criticità relative alla fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici privati aperti al pubblico, al fine di determinare l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché tante criticità, non avendo riferimenti istituzionali, le persone meno fortunate di noi non avevano a chi trasferirle. Ancora, in questo caso ho portato avanti una battaglia silenziosa rispetto a un'area che è direttamente retrostante al Corso Vittorio di Avellino, al Salotto Buono della città. Mi riferisco a Piazzetta Guarino, quell'area che sta davanti alle spalle del corso, davanti al bar Esposito per intenderci. Quella è un'area che va assolutamente riqualificata. Credo che tutti voi abbiate visto in che condizioni di degrado si trova quell'area. Ebbene, io negli ultimi mesi ho intrapreso una battaglia silenziosa con l'obiettivo di riqualificare quelle aree. Quelle sono aree private che non sono state ancora cedute al comune, il quale le dovrà riacquisire per poi renderle decorose, definitivamente decorose. Ho imposto, con lo scetticismo anche di alcuni interlocutori privati, un disegno omogeneo di pavimentazione e di completamento delle aree esterne, con l'obiettivo mio, successivamente, di reperire dei finanziamenti per intraprendere un vero lavoro di riqualificazione urbana di quell'area, che secondo me alla città noi lo dobbiamo, e ai cittadini, e trattandosi di un'area di grossa valenza residenziale e commerciale. Tema di riqualificazione, prendere in considerazione la riqualificazione dello stadio, il rifacimento e la riqualificazione dello stadio Partenio e delle aree esterne, perché ritengo che anche quell'area, già a vocazione sportiva, ha un interesse per la nostra città dal punto di vista della riqualificazione. Me ne sono occupata io stesso. Il mio settore ha già espresso il parere di competenza rispetto alla conformità, rispetto alla manifestazione di interesse, e quindi anche in questo caso la riqualificazione urbana per me è stata importante. Non posso non parlare della collaborazione che ho intrattenuto col settore PIE Europa, un'attività di coordinamento che ho avuto con loro, un settore determinante per il completamento delle procedure relative ai finanziamenti europei per tutti i cantieri in atto e in via di completamento, ma successivamente strategico per la progettazione in merito alle nuove forme di finanziamento 2014-2020. Sempre nel programma di PIE Europa abbiamo organizzato un bellissimo concorso coinvolgendo gli studenti attraverso le scuole. Avellino, la città che vorrei, era il titolo. Abbiamo avuto un grosso riconoscimento, una grossa partecipazione, e alla premiazione ha partecipato anche il parlamentare europeo, l'onorevole Gentile. E non ultimo, la questione annosa del Rio San Francisco rispetto alla questione dei vincoli. Si è quasi concluso l'iter di consulenza tecnica per noi redatta dal professore Colombo. Ovviamente io, insieme ai dipendenti, a tutto l'ufficio, abbiamo esaminato la relazione che ci è stata consegnata, è stata già oggetto di un approfondimento, abbiamo chiesto al professore delle specificazioni ed integrazioni al fine di poter acquisire definitivamente in giunta questo parere. Vi ho raccontato delle cose, lo so che forse vi ho tediato, ma in merito a tutte queste cose da me avviate ci tengo a sottolineare che non ho mai anteposto mai l'interesse personale agli interessi della città, badando sempre bene ad evitare conflitti di interesse. E se il decisivo cambio di passo dell'azione amministrativa, come ho ascoltato dalle parole del sindaco nella conferenza stampa di ieri, dipende dalle gambe,
Ebbene, io dico che non ho proprio potuto muovere i primi passi con le mie gambe, il mio cammino non era ancora avviato, il mio cammino amministrativo. Sarebbe stato e sarà utile a guardare ad altri obiettivi, finanziamenti europei, una visione complessiva della città? Ebbene, io posso dire che ci avevo cominciato a lavorare e ci stavo pensando. Vorrei soltanto fare qualche altra precisazione. Io sono una professionista che si è prestata alla politica. Mi sono candidata nelle liste del Partito Democratico che aveva scelto uomini e donne della società civile e del mondo delle professioni. E dunque, nel mio ruolo di assessore, non solo politico perché eletto dai cittadini, ma anche da tecnico, perché architetto, con delega all'urbanistica, ho visto disatteso il senso di quel rinnovamento che proprio il sindaco avrebbe dovuto incarnare. Prendo le distanze da tutti coloro i quali hanno tirato le fila di questo rimpasto, che è il frutto di un mero riequilibrio politico, ammesso che questa debba essere l'azione politica. Mi sembra che invece di pensare a una gestione amministrativa della città che sia seria, integra, utile per i cittadini, ci siano ambizioni proiettate esclusivamente al mantenimento di posizioni di potere, da cui manovrare soltanto per il proprio tornaconto. Io ho raccontato ai miei tanti amici le modalità del mio accantonamento da questa attività amministrativa. Ognuno ha concluso dicendo la politica è una cosa sporca, bisogna tenersene lontano. Io invece dico no, perché io ci ho messo la faccia e non mi posso tenere lontano. È necessario invece per i nostri figli e per il nostro futuro, io ho una mamma con una figlia che studia fuori, che le persone oneste e lontane da queste logiche si avvicinino al modo di fare politica e siano partecipi, sostenendo anche coloro chi, come la sottoscritta, ci ha messo la faccia e vuole combattere questo triste andazzo con il proprio sacrificio personale e professionale. Anzi, sono convinta che le persone per bene non aspettano altro che qualcuno si svegli dal torpore asfittico nel quale ci siamo sentiti catapultati ormai da anni, affinché Avellino si possa liberare da pochi, perché ormai ce lo possiamo dire, sono pochi, miseri personaggi che ancora contano solo per la scarsa poca partecipazione di chi non si vuole mettere in politica e non vuole metterci la faccia. È chiaro, questa amministrazione ha tradito lo spirito con cui tutti noi, e lo dico ai consiglieri comunali, abbiamo accolto la candidatura del sindaco Foti. Quello spirito di rinnovamento e di rigore, di speranza e di entusiasmi. Altro che diritti e sogni, dove stanno? Solo chiacchiere. Questi diritti e sogni per me, oggi sono disattesi, nessuno ce li ha restituiti. Abbiamo provato in questi anni a definire un percorso, io ci ho provato a imboccare una strada nuova, ma se chi guida non ha chiara la meta, ogni viaggio diventa inutile, anche pericoloso. Adesso, come ho detto a qualcuno alla stampa, per me è tempo di bilanci. Il gruppo consigliare del PD che vedo qui presente, che ringrazio perché ritengo che ha capito la persona che si trovava di fronte, tutta la maggioranza ha gli strumenti ed elementi per giudicare cosa è stato fatto, cosa è successo, e io mi chiedo cosa accadrà ora. Siamo vittime di due elementi combinati insieme con pericolosa incoscienza, ma forse potrei dire anche con coscienza, inadeguatezza e voglia di vendetta. La nostra città non merita questo. La città saprà darci ragione e la città saprà giudicare. Grazie.